Pirrone e Balistieri. Li vediamo in campo nella prossima, la forma, sono tornati al 100%. Fanno parte dello spogliatoio, della squadra, faccio le scelte e basta. Faccio le scelte in base a quello che vedo in settimana. Non ha, né più né meno. Sono due giocatori, due tesserati del Taranto come altri giocatori, non vedo... Cioè, una domanda che non... Prima di scendere proprio negli aspetti della partita di domani, parliamo di questi 8 giorni di fuoco, di queste 3 partite fondamentali per la prima parte del campionato del Taranto. Ecco, molto importante, vogliamo sapere un po' questo, voglio dire, questi 8 giorni, queste 3 partite, cosa si gioca il Taranto, cosa si gioca, tra virgolette, anche il tecnico Fabio Prosperi? Allora, il Taranto si gioca... Si gioca la possibilità di dare valore, che se ne dica, ma non mi interessa poco, che se ne dica, dare valore a tanto lavoro fatto. A una squadra che sta in campo, secondo me, bene, che corre, che ha fatto con il Lecce, secondo me, un'ottima partita, l'ho rivista con calma, ha fatto un'ottima partita. Anche chi si può dire, scrivere quello che uno vuole, io vado avanti per le mie idee senza nessun tipo di problema. E possiamo dare valore a tanto lavoro fatto. Sono 3 partite dove possiamo affrontarle, credo, nel migliore dei modi, anche se sono 3 partite ravvicinate, perché cominciamo, secondo me, a stare bene, quindi insomma, siamo fiduciosi. La partita di domani, una presentazione. È una squadra che è in difficoltà come noi dal punto di vista dei risultati. Sarà una partita, ovviamente, come tutte quelle di Lega Pro, una partita difficile. Non dobbiamo sbagliare nei dettagli e il resto ce l'andiamo a giocare. Mi leggo un po' al discorso che forse ha aperto un po' male, diciamo, Gianmarco, però in effetti è quello che conta in questo momento. Quali sono i giocatori più in forma? E se per caso Balistieri e Pirroni, ti rifaccio proprio la domanda, non erano in forma al punto giusto da non essere stati schierati nell'ultimo incontro contro il Lecce? Cioè, sono due che tirano in porta, insomma, è importante adesso far gol. È importante in questo momento far gol oltre che fare il gioco, perché ti do atto che effettivamente la squadra si muove, è più veloce e quant'altro, però le realizzazioni, possiamo anche chiudere il capitolo Lecce, comunque le realizzazioni sono effettivamente poche, soprattutto in avanti. I giocatori in forma, i più in forma, quelli che secondo me, posso sbagliare, sì, posso sbagliare, assurdo, ci mancherebbe. Secondo me sono quelli che metto in campo. Sono quelli che metto in campo, o quelli che... Poi no, ci può stare anche qualche giocatore che sta bene per scelta tattica o tecnica all'inizio, rimane fuori, ma sono tutti a disposizione. Quelli che vedo faccio giocare, quelli che vedo convoco, quelli che non vedo non faccio giocare, quelli che non vedo non convoco. È una cosa del calcio normale, normalissima. Insomma, non vedo questa... Sì. Quindi più che evidentemente il faro Prosperi in questo momento, i ragazzi potrebbero avere la testa da qualche altra parte, perché ovviamente noi possiamo anche non scrivere, io personalmente non scrivo di nessun eventuale passaggio di cambio, però potrebbe esserci qualcun altro che scrive, magari Magnaghi a fondi o che so, l'Angelotti. Magnaghi si sta allenando bene, no, dico, la testa, secondo me domenica ha fatto anche una buona partita, perché se no si parla solo tanto per partito preso e tanto per parlare, e allora non va bene. Magnaghi ha fatto una buona partita, si è impegnato in allenamento, si sta impegnando alla grande. Poi le voci di mercato, io faccio l'allenatore, il mercato, c'è il direttore che giustamente deve fare il mercato, lo sta facendo nel migliore dei modi, ma non è una cosa che a me riguarda. Insomma, io faccio l'allenatore, quelli che vedo meglio faccio giocare, quelli che non vedo meglio, o meglio, mi esprimo meglio, ecco. Quelli che vedo meglio e che mi possono essere più utili per un determinato tipo di partita faccio giocare. Tutto qua, niente di quello che fanno tutti gli allenatori del mondo. Probabilmente saranno più bravi, sicuramente sono più bravi di me, sbaglieranno meno, ma io vado avanti per le mie idee. Ciao Fabio. Tu hai detto scelgo gli uomini in base a quello che vedi in settimana, sì. Però poi hai detto che il derby ti è piaciuto per come si è espressa la squadra. Sì.
dato che col derby abbiamo visto una sistemazione in campo diversa, tu credi che quello sia un punto di ripartenza oppure avversario nuovo, squadra magari da disporre in maniera diversa? Ma siccome ho letto e avete detto e scritto che ho fatto 7 moduli diversi, faccio l'ottavo domani, visto che ne avete fatti, avete detto cose assolutamente da proprio per partanza, si fa tanto per parlare, 7 moduli, mi sa che non esistono neanche. No, domani riparto dalla buona prestazione, i moduli si può dire, ripeto, era una battuta, si può dire scrivere quello che si vuole. Ho letto di 7 moduli addirittura, insomma. Ciao Fabio, Altobello ritorna dalla squalifica. Riproporrai la difesa 3 d'inizio campionato Altobello Stendardo Panbianchi o riconfermerai la difesa 4 vista domenica sera contro il Lecce? E poi domani ritrovi 3 ex freschi, Sandro Mirarco, Peppino Genchi e Sandro Gatto. Domani non lo so. Non ho idea proprio. Per domani a 3, a 4, a 5, non lo so. Per quanto riguarda il... Com'è? Se lo sai tu. Può essere che lo so e non, può essere che lo so e non te lo dico. No, per carità. E credo che sia normale, insomma. No, battuta. I 3 ex sono 3 buonissimi giocatori, sicuramente. Perché sono 3 ottimi giocatori. Mirarco e Gatto li ho conosciuti giovani. Ed erano già 2 giovani di prospettiva. Genchi l'ho conosciuto più maturo, credo che sia forse calcisticamente la piazza più importante, la prima piazza importante l'ha fatta qui a Taranto nel primo anno, dove è esploso come nome, quindi ha fatto un buonissimo campionato. L'anno scorso si è confermato, non so se rientra domani, sembra rientri, non so se giochi dall'inizio o meno, non lo so. Alessio, Carlo, chi deve fare domande? Fabio, metterà in campo una formazione che guardi al proprio assetto o considerando anche gli avversari, più gli avversari o più se stessi? Io la metto intanto considerando la mia squadra, nel senso che quello che al momento le garanzie di modulo, perché mi piace parlare di moduli, tattiche, tecniche, fisiche, mi danno più garanzie. Ovviamente uno sguardo agli avversari si dà sempre, perché credo che sia una cosa normale dare uno sulle alle caratteristiche degli avversari, a come giocano, a come non giocano. Credo sia una cosa normalissima anche quella. Sì, nella tua gestione credo, tanto ha sempre preso gol. Sì. Da che cosa dipende? Qual è la, secondo te, la ricetta per magari passare una domenica senza prendere gol? Poi un paradosso, perché io da giocatore in 10 anni di campionati a Taranto credo che per 7 anni ho fatto parte o della miglior difesa o della seconda miglior difesa del campionato, per 7 anni una cosa del genere, solo in 2-3 campionati non è capito, quindi è un po' un paradosso. Però dobbiamo essere probabilmente appena un po' più attenti, un po' più scafati in alcune circostanze. A me non piace mai parlare di fortuna o sfortuna. È normale che ci sono partite in cui l'episodio ti può andare contro. Faccio esempio, il Lecce domenica sulla carta non ha preso gol, ma lo ha preso. Ecco, a volte sono cose che possono succedere. Dobbiamo essere comunque sicuramente un po' più attenti, perché bisogna essere più attenti, anche se adesso la cosa che mi interessa di più è fare i punti. Fabio, 3 gare in 7 giorni. Attuerai un turnover o impiegherai i migliori calciatori, quelli che stanno più in forma e che ti danno più garanzie al momento? Quelli che mi danno più garanzie sicuramente li butterò dentro, però la squadra si sta allenando con buono spirito, quindi credo che attingerò un po' a tutti, nel senso che a tutti. In tanti mi stanno mettendo in difficoltà perché si stanno allenando molto bene, quindi... Ed è un piacere per me essere messo in difficoltà da quel punto di vista. Ti faccio una domanda che ti ho fatto spesso dalla prima conferenza. Sei convinto, ancora più convinto, che in questo momento conta più il risultato che la prestazione? E soprattutto se ci puoi spiegare perché con te il Taranto in campionato non ha mai vinto? Perché non ha mai vinto, perché al momento non abbiamo mai vinto, perché a volte forse alcune partite l'avremmo meritato, anche quando abbiamo preso gol all'ultimo minuto. Se non ha mai vinto è colpa mia,
devo essere sicuramente più bravo, io devo essere sicuramente più bravo. Questo è sicuramente una cosa ovvia, mi auguro di diventarlo al più presto. E poi mi interessa tutte e due, mi interessano tutte e due. Mi fa rabbia più il pareggio mancato con il Lecce che non con la Virtus Francavilla. Quello con la Virtus era un punto in più che sicuramente ci avrebbe fatto comodo, sicuramente, però non, la squadra non mi era, per, in tante cose non mi era piaciuta, invece con il Lecce mi è piaciuta molto. Domenica ti sono mancati due uomini fondamentali che fino adesso erano in forma, invece domenica hanno stentato, ma ora Antonio in porta, è stato un po' la colpa sua del gol, e Bollino che non è stato il Bollino di sempre. E poi, mister, allora, devo chiedere una cosa, perché in Coppa Italia punti molto su De Salve, Boccadamo e non li lanciamo in campionato? Perché sono ragazzi che hanno molta fame di giocare a calcio. Allora, ora Antonio ha fatto anche altre due parate importanti dopo, ha fatto anche due ottime parate, quindi anzi io dico che no, Maradona non, più che un errore è chiamiamolo un mancato miracolo, cioè, una palla che sicuramente era complicata, palla veloce, forte, senza pressione, insomma, quindi quel gol è inutile neanche parlarne. Per quanto riguarda gli altri ragazzi, sono dei ragazzi in gamba che io alleno da 15 mesi, 16 mesi, che però vanno buttati dentro con calma al momento giusto. Io ho dimostrato, anche subendo delle critiche... In Coppa Italia hanno dato più personalità di qualche over. In alcune situazioni di campionato sono diverse. Probabilmente in campionato, se fossi in una classifica diversa, avrebbero anche loro più serenità nel giocare. Che cose che probabilmente in Coppa Italia hanno, ma a parte questo sono dei ragazzi che io ripeto alleno da tanto, e io ai giovani quando sono stati secondo me in condizioni di giocare li ho buttati dentro, poi sono stato da voi criticato perché ho fatto giocare i giovani, quindi, ma questo è un classico, è normale. Io se il giovane lo vedo pronto da un punto di vista anche mentale, anche in relazione alla partita, al contesto, non ho sicuramente timore a buttarlo dentro.